Buongiorno dal vostro amatissimo Roby il Comico, buonasera. Allora, Sergio Magaldi va e traduce la Genesi. Domanda formulata. È questa. Un ibrido è dotato di fallo e di vagina? Sì. Io confermo che l'ibrido è dotato di fallo e vagina. Non è come il gay terrestre non è dotato ancora, cioè probabilmente nel prossimo futuro sarà dotato di vagina, nel prossimo futuro, ma è quasi simile completamente all'ibrido, anche il gay terrestre, perché ha la stessa funzione, è uguale la funzione. Cioè da una parte si è uomini e da un'altra parte si è donna, davanti uomo e da dietro donna. Questa è la spiegazione. Allora lui dice, lui ha tradotto, ha fatto un ottimo capolavoro perché ho visto 10 pagine di traduzione della Genesi, della Bibbia, quindi ha contato la Bibbia, ha tradotto qualcosa e quindi è un ottimo capolavoro, signor Sergio Magaldi. Un ottimo capolavoro. Oggi possiamo confermare che quello che lei dice, che ha scritto è veramente vero. È verissimo. Io ho detto, l'ho mostrato nella fotografia che avevo presentato su internet, che molte persone l'hanno guardata. Leggete cosa c'è scritto qui. Un ibrido umano è dotato di fallo e di vagina. Quindi, definito come utero e figa. Avete visto? Allora, l'ibrido umano è un'altra razza. Non proviene dal pianeta Terra, proviene da un altro mondo molto diverso al pianeta Terra. Vive con voi. Ibrido umano ce n'è uno solo sulla Terra, non ce ne sono altri ibrido umano. Gli altri ibrido umano sono ibrido umano rettiliano, che sono molto diversi completamente rispetto all'ibrido umano. L'ibrido umano ha lo stesso come Gesù, che Gesù produceva energia vitale. Ho dato risposta anche ad altro la settimana scorsa. O anche l'altro me ha dato risposta all'altro. Cioè l'altro me ha dato risposta ad altre cose come che sono fuori programma di quello che sto discutendo adesso. Vabbè. Guardate YouTube e vedete. Allora, adesso si parla della vagina. La vagina. Sì, il libro umano è dotato di vagina. Si riconosce dalla vagina. Avete visto quella foto? È una foto reale, non è una foto manipolata col computer, è una foto reale. L'ho mostrata ai gay terrestri, si sono un po' spaventati vedendo una foto. Insomma, ha detto, noi non siamo fatti così. Ma come siete fatti? Fatemelo vedere. Quindi hanno formato una piccola telefonata, mi hanno chiamato una telefonata, un gay, e mi ha fatto vedere come è fatto. Ha detto, noi siamo fatti così. No, siamo pressappoco uguali, pressappoco, ma non siamo fatti così come definitivamente come quello. Hanno molto bello, hanno bellissimo, mi piace troppo. Alcuni gay mi hanno detto voglio provare, ma non possiamo provare. Io sono un ibrido, essendo un ibrido è molto diverso. Beh, se qualcuno domani vorrebbe provare con il profilattico, sì, ma non posso garantire, se no Dio si arrabbia contro di me. È una cosa, beh, è una cosa che quando succede, quando fa caldo, anche gli altri gay hanno il problema, che se, il problema del pruritino all'interno. Quell'affare quando fa caldo si gonfia e quindi dà un po' di problemi. Ho dovuto modificare anche la sella della bicicletta per poter accedere. Quando fa caldo si riscalda e dà un po' di problemi. Io ho risposto la domanda formulata, quindi io vedo un ibrido, è dotato di fallo e vagina. Quello che ha scritto il signor Sergio è vero, non c'è niente di falso, è vero. Oggi tramite Inter riusciamo a scoprire la verità se è vero, quindi un ibrido risponde alla domanda di signor Sergio Magaldi. Nel suo sitino su internet ha fatto un ottimo capolavoro con 10 pagine che ho letto. Beh, la risposta, io ho risposto alla sua risposta, grazie di avermi ascoltato. Anche lui, se mi sente in qualche YouTube, la risposta l'ho data. Buonasera.